Cari concittadini, questa sera devo dare un triste annuncio. Un nostro caro concittadino ha perso la sua battaglia contro il Covid-19 e ci ha lasciato. È un momento di tristezza ed è anche triste dover dare questo annuncio nell'anonimato e sapere che come lui e anche altri nostri concittadini in questo periodo che ci hanno lasciato non hanno potuto avere un funerale e ne avrebbero avuto tutto il diritto. Per questo voglio far arrivare le mie sentite condoglianze e quelle di tutta la comunità a queste famiglie che sono nella sofferenza. Pensando anche a tutti gli altri, tutte le altre vittime, uomini e donne, nostri fratelli, che ci hanno lasciato in questo periodo a causa di questa terribile epidemia, domani a mezzogiorno osserveremo tutti insieme un minuto di silenzio. Io sarò davanti al municipio e, come è stata indicazione delle istituzioni, saranno poste la bandiera italiana e quella europea a mezz'asta. Vi invito tutti a porre uno sguardo alla finestra e in questo minuto portare il pensiero e la vostra vicinanza, assieme a me, a tutte queste persone che ci hanno lasciato. Le notizie di queste ore sono di un progressivo aumento di contagi sul coronavirus. Siamo arrivati a avere 24 casi di positività sul nostro territorio di Mappano. L'aumento è contenuto nella stessa misura della provincia di Torino e della regione Piemonte, e questo però significa che è importantissimo continuare a osservare tutte le prescrizioni di questo periodo. Nel darvi l'appuntamento a questo momento importante di domani, voglio però anche informarvi su ulteriori iniziative che in queste ore stiamo prendendo e stiamo anche prendendo atto di alcuni atti di solidarietà concreta che lo Stato sta dando a tutti i nostri comuni, e in particolare al comune di Mappano. Sono stati erogati e verranno messi a disposizione circa 46.000 euro per la solidarietà alimentare. Stiamo lavorando in queste ore e ci stiamo confrontando anche con il consorzio per i servizi socioassistenziali con cui collaboriamo e ci confronteremo anche con tutti gli enti del terzo settore presenti sul nostro territorio, per utilizzare al meglio queste risorse per alleviare le difficoltà nel reperimento di cibo delle persone, delle famiglie più bisognose. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, verrà formulato un modello per effettuare queste richieste e stiamo concordando con gli altri enti il miglior modo per poter attuare questo. Devo anche dire che nella giunta di questa sera abbiamo anche deliberato un raddoppio dei fondi che come comune mettiamo a disposizione per la gestione dell'emergenza. È un altro atto importante, può essere che non sia l'ultimo e che ci sia ulteriore bisogno, e per fare questo abbiamo utilizzato i risparmi avuti in diversi settori, perché il blocco ha portato ad alcuni risparmi e questo ci ha consentito di aumentare le risorse per la gestione dell'emergenza. Nelle prossime comunicazioni vi renderemo maggiore dettaglio rispetto a tutte le azioni che andremo a fare. C'è poi una curiosità che ci tengo a condividere, magari molti di voi se ne sono già accorti. Se andate a vedere il DPCM, quindi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo, bene, troverete all'articolo 6 un articolo tutto dedicato al Comune di Mappano.
Ebbene sì, lo Stato anche in questo momento di difficoltà si ricorda delle necessità del comune di Marpano. In questo caso in particolare è la definizione del riparto del Fondo di solidarietà comunale a favore di Marpano. Bene, con questa ultima notizia, se vogliamo, un po' simpatica in questo periodo così difficile, voglio portarvi la vicinanza mia di tutta la comunità, continuiamo a restare uniti, a restare insieme e a collaborare e vedrete che prima o poi potremo avere anche dei momenti di nuovo di festa e serenità tutti insieme. A presto!